in questo video. Da quando l'ho vista, non posso fare a meno di pensare a lei. Cara preside, sono innamorato di lei. Sono il maestro San Giovanni. Va bene, San Giovanni, ci vediamo oggi pomeriggio? Allora facciamo alle 17. Bene, il piano è questo. Noi li seguiremo e gli faremo delle foto. Potremmo ricattarlo? Salta. Non mi voglio entrare da scuola, aiuta lì. Manca a me. Ma una domanda, hai studiato la poesia per oggi? No, quale poesia? Come quale poesia? Corri. 100 giorni a novembre con aprile 20 settembre. Cioè, mancano 5 minuti esatti all'entrata di scuola, alla campanella e tu ti ricordi adesso che non hai studiato la poesia. Ah, la so a memoria. C'era traffico. Ari, allora oggi facciamo sciopero? Alessio, per una volta hai detto una cosa giustissima. Sciopero, 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 sciopero. Allora la poesia è martedì. Io vado a scuola, ragazzi. Aprile. Ragazzi, buongiorno, sto al telefono, Allora ragazzi, tra 30 secondi suona la campanella, quindi per cortesia, stand up a scuola. Sì, scusi. È colpa tua, Alessio. Ti sbagliamo invece di parlare. Dai. Buongiorno. Nemmeno ci ha salutato. Buongiorno, preside. Mi ha salutato o non mi ha salutato? Però è bellissimo, La voglio invitare, devo invitarla per forza, voglio scrivergli qualcosa. Cara preside. Ma che sta scrivendo? Allora venite qua un attimo. Sta scrivendo qualcosa. Secondo me è una lettera. Ecco Giugiu che ci vede. Da quando l'ho vista non posso fare a meno di pensare a lei. Da parte di San Giovanni gli faccio anche questo. Sta scrivendo un cuore per me. Che è così felice? Una lettera d'amore. Infatti, appunto, secondo me sta scrivendo una lettera. Guarda come guarda la presa. Ilari, tu che sei la più piccola e ti intrufoli ovunque, vai a controllare cosa sta scrivendo. Ragazzi, vado in missione costa. Andiamoci. Ilari, ma che fai qua? Andiamo ragazzi, andiamo in classe. Oh ragazzi! Ragazzi, togliamogli il foglio dalla tasca, così leggiamo per chi era. Dai, sì, così poi. Ok, allora preside, ci vediamo dopo. Arrivederci. Va bene. Maestro San Giovanni, salve. Si alzi da lì, se sembra una foca, sembra, ma per carità. Con questo appuntamento al mare, lo spirito non ci sta. Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei cielo, sei mondo. Ragazzi, ho un piano, voi chiamatelo, io gli levo il foglietto, ok? Va bene. Maestro, San Giovanni. Che c'è ragazzi, ancora qui state? Io volevo chiedere delle cose sulla poesia. Oggi ancora c'è la ricazione per quando scordato. Fate una domanda per volta, io non ve capisco. Ragazzi, maestro, risolto, vedete, me la ricordo possiamo... io. Vabbè ragazzi, basta. No, risolto. Entriamo in classe. Ok. Avanti, in classe. In classe, per favore. Dai, la vita sulla campanella, arrivi lì.
sono innamorato di lei. Sono il maestro San Giovanni. Gossip. Quando usciamo da scuola? Quando usciamo da scuola? Continua. Volevo invitarla a fare un aperitivo allo stabilimento Le Dune. C'è San Giovanni innamorato della preside. Boh, io ancora non ci ho capito niente in realtà, però vabbè, metto a dormire. Ma questo dorme sempre, vabbè. Dai, continua a leggere. Firma San Giovanni innamorato della preside. No, allora ragazzi, vengo su. Alessio! Sempre a dormire, ma è un lupo il tuo. Dai ragazzi, per favore, tutti seduti, si comincia la lezione. Dai, fila di fai al posto tuo, cortesia. Ognuno al proprio banco. Io torno 3 minuti e ritorno. Però fagli dire qualcosa adesso, non è possibile che sono contenti. Fila, fai al posto tuo. Ma sempre a dormire. Ogni volta rompo un infarto con lei. Ho capito, ma sempre a dormire, stai. Ragazzi, 2 minuti e ritorno, ok? Seduti, composti e in silenzio. Oh, secondo me sta andando a provarci con la preside. Senti, a me non mi interessa, io basta che dormo, poi quelli sono cose loro. Ma te fai sempre becca che dormi, però mamma mia, anche tu. Io so solo che se succede un'altra volta che mi sveglia come mi hai svegliato oggi, io mi alzo, gli dico un cazzotto, bam, bam, bam. Raga, prima che tornasse Giovanni, sbrigatevi, venite qua, ho un piano. Chi è che vi manca di più in questa scuola? Naldo! Naldo! Ecco! Zitto! Allora, ho un piano per farlo tornare. Oggi il maestro San Giovanni sta invitando la preside per un aperitivo, giusto? Sì. Bene, il piano è questo. Noi li seguiremo e gli faremo delle foto. Bene, perché se noi abbiamo delle foto di San Giovanni mentre si bacia con la preside, potremo ricattarlo. Se San Giovanni non vuole far uscire questa grande storia d'amore, deve far riassumere Nando qui a scuola e far ritornare il nostro bidello preferito. Se lui non vorrà riassumerlo, attaccheremo tutte le foto mentre si sbaciucchia con la preside. Missione investigatori, tutti per uno. Uno per tutti! Uno, due. Favore! Ma maestro San Giovanni, ma che modo è? Ma che confidenza è? No, l'ha spinto! La volevo salutare! Salve, che prendete? Salve, prego, entrate, accomodatevi, arrivo subito! Grazie. Venite, venite, venite! Alunni sospesi, questo mese 15, Nando è stato licenziato. Scusi, preside. San Giovanni, cosa ci fa lei qui? Dovrebbe fare lezione a quest'ora. No, preside, sì, ma vado subito. Volevo soltanto lasciarle un messaggio. A volte è meglio scrivere le cose, sì, che dirle. Ecco, guarda, ce l'ho proprio qua. Mi dia questo messaggio. Spero sia inerente alla scuola, professor San Giovanni. E vada in classe, gentilmente. Non lo trovo. Ma che cosa mi doveva dire? Dov'è il messaggio? Dove l'ho messo? L'avrò perso forse? Non lo trovo più? Allora, San Giovanni? Devo inventarmi qualcosa, non gli posso mica dire quello che era scritto. Sì, preside, volevo dirle che ho necessità di parlare con lei proprio dell'attività scolastica. Gentilmente, a fine scuola, a fine orario, possiamo prendere eventualmente un aperitivo insieme, così le parlo dei problemi molteplici che ci sono in questa scuola? Va bene, San Giovanni, ci vediamo oggi pomeriggio? Allora facciamo alle 17. Ma quale 17? Io alle 16:23 posso venire, perché poi devo tornare a scuola. Ho una riunione con i professori. Professori. Raga, se li vogliamo beccare insieme dobbiamo andare alle 16:23. Li beccheremo in pieno. Ok, allora presto, ci vediamo dopo. Arrivederci. Va bene. Mamma mia, che caldo. Ma questo non è il posto degli appuntamenti? I regali tu, non è qui. Sì, però questo. Ancora non è arrivato nessuno. Sì, ma qua non c'è San Giovanni e la preside. Forse starà arrivando, oppure forse starà già dentro. Andiamo a vedere.
Andiamo. La preside non è arrivata. Strano. Porello, non è che la preside gli ha dato buca. Ragazzi, non vi scordate, se si baciano dobbiamo fare le foto per ricattarlo. Sì, funghetti, perché se noi troviamo loro due che si baciano possiamo ricattarlo e far tornare come bidello Nando. Maestro San Giovanni, salve. È arrivato pure la preside. Mo se baciano, mo se baciano. Guarda il maestro che faccio da fuoco. Salve. Ma per favore. Ma maestro San Giovanni, ma che modo è? Ma che confidenza è? No, l'ha spinto. Senti come è cascato. La volevo salutare. Ma che fa? Mi bacia? Ma mi parli della scuola? Mi dica quello che mi deve dire, che io ho fretta. Andiamo, per favore. Si alzi da lì, sembra una foca, sembra. Ma per carità. Andiamo, per favore, San Giovanni, Andiamo. Sì, non ti preoccupare, guarda, ci metterò veramente 2 secondi a sistemare questa pratica. E no, lascia perdere questa mattina, guarda. Ne parliamo dopo. Arrivo a scuola tra, guarda, penso 10 minuti, non di più. Ciao, ciao, dopo. Vi beccheremo, non vi preoccupate. Oh, ma non si baciano questi due? Oh, per quello che mi aiuta a uscire da qui? Oh, oh, mamma mia! Come ti sei piccata qua? Allora, riprendilo, no. Ma tanto non si baciano, andiamo. È inutile, tanto li tappano. Buongiorno. Buongiorno, salve. E volevamo un posto per un aperitivo, cioè? Certo, prego, accomodatevi laggiù, vi porto almeno. Grazie. Ciao ragazzi! Che succede? Zitta! Vedi quei due? Li vedi? Sì, l'ho appena fatto entrare. Quelli sono il maestro con la preside. Dobbiamo fotografarli. Loro si devono baciare. Non ho capito che cosa è successo. Scusa, ma tu perché stai qua? Ragazzi, io lavoro qua dopo la scuola, vengo qua perché così poi mi posso comprare le cose che mi piacciono. Non ce ne importa niente. Allora, tu ci devi aiutare. Noi dobbiamo lavorare qua per fare le foto e tutto, ok? Ci devi aiutare. Quindi noi facciamo finta di lavorare qua. Dacci un grembiule a testa e pure dei cappelli. Allora, veloce. Che mi voleva dire adesso San Giovanni? Salve, che prendete? Io posso passare. Dite, che cosa prende? Che cosa vuole? Ma professor San Giovanni, ma che si alza? Perché ti ha agitato questa mattina? Che cosa le è successo? No, è che mi sembrava di conoscere. Conoscere chi? Ma che importanza ha? Siamo qui per un'altra cosa. Va bene, cosa. Va bene. Sono, e comunque guardi, per noi uno spritz, grazie. Anche per me, grazie, anche per me uno spritz, uguale a lei. Sì, arriviamo subito. Per poco non ci becca. Allora mi dica, maestro San Giovanni, mi ha chiamato per cosa? No, io in realtà l'avevo chiamata per cercare, insomma, di... No, le volevo dire alcune cose importanti, dica, per quanto mi riguarda. Io... Mi dica. Io, preside, è da tempo, da quando l'ho vista, che volevo confidargli una cosa. Beh, spero che si riferisca al lavoro. Lavoro?
Sì, 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 proprio di lavoro. Io l'avevo chiamata qui per parlare di lavoro proprio. Perfetto, mi dica, mi dica. Mi dica. Quindi allora. Ah, salve, grazie. Grazie. Prego. Ecco a lei il suo spritz. Grazie. Grazie. Ecco a lei lo spritz. Grazie. Desidera altro? No, no, va bene così, grazie. Che poco non mi beccava. Senti, ma non ci paga? Ilari, andiamo. Sì, guardi. Ehi, i soldi! Tutto strano. Ogni volta che vedo lei, poi tra l'altro... È un posto magico questo. Ma, professor San Giovanni, ma non le sembra che i ragazzi siano quelli della scuola? Hanno dei volti conosciuti. Ma forse mi sbaglio. Sa, quando sono con lei è tutto così strano. Comunque, ancora non mi ha detto nulla. Io devo tornare a scuola, professor San Giovanni. Un attimo solo, un attimo solo. No, ma devo andare. Ho prenotato il pranzo, la prego. Almeno il pranzo. Ma come, addirittura il pranzo? Mi stanno aspettando. Mettiamo un quarto d'ora e abbiamo fatto tutto. Facciamo tutto. Questo pranzo veloce. Grazie. Non mi deve dire cosa... Grazie. Ma che strana famo? Salve, prego, entrate, accomodatevi, arrivo subito. Grazie. Venite. Prego, accomodatevi. Grazie. Questo è il tavolo. Grazie, gentile. Metti Rosa, sedia. Sì, vabbè, si metto seduta. Grazie. Ti lascio anche il menù. Grazie, cara. Comunque io devo andare via. La prego, professore, mi dica cosa. Che cosa mi ha un taglio di capelli. Ma che adesso stiamo pensando ai capelli? Ma per favore. Buongiorno, potete prendere l'ordinazione dalla mia collega. Va bene, ok, grazie. Allora, ha scelto, ok. Allora. Mi dia un attimo. Allora, lei che ha scelto il... No, io non ho scelto nulla ancora. Non ho scelto nulla. Ma io non ho scelto nulla. Ma se può aspettare un attimino, scusi, un attimo. No, un attimo. Ciao. Guardi, io non ci... l'ho vista da qualche parte. Comunque, maestro San Giovanni, io non sono qui per mangiare. La prego, adesso mi deve dire cosa vuole da me oggi. Con questo appuntamento al mare, lo spritz, non ci sta. Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei cielo, sei mondo. Ha sentito? Ma cosa? Io ho sentito lei. Lei, la prego, guardi, veramente, professore... Si vuole mettere seduto? Oh, perché mi era sembrato di sentire delle voci che cantavano la stessa canzone che stavo cantando io. Ma sarà stato la radio? Allora, professore? Le devo dire una cosa importante, non ce la faccio più. Finalmente. Io. Guardi che cosa... Che cosa? Ah, qua, guardi. Che cosa? Nel prossimo episodio. Vai, seguiamoli. Mi voglio dire qualche cosa di importante. Guardate, le abbiamo beccati proprio mentre si baciavano.